Ciao ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Video dedicato alla rasatura pro raso, video dedicato a quello che io vedevo da bambino quando mio padre si radeva. E quindi sì, come avete letto dal titolo, questo è un video dedicato a mio padre, quindi alla rasatura che lui faceva, anche se non mi ricordo se usava il pre-barba, mi sembra che non usasse il pre-barba mio padre, però noi oggi un po' ce lo mettiamo, anche perché ho fatto la doccia questa mattina, ma in realtà la rasatura è pomeridiana, quindi un po' di proraso verde lo utilizziamo. Secondo me, raga, ogni tanto tornare un po' alle origini, tornare un po' a che cosa ci ha fatto innamorare della rasatura tradizionale, va benissimo. In fin dei conti, tutti noi hanno iniziato per un motivo. Il mio era che quando mi capitava di più la domenica, no? Perché durante la settimana si andava a scuola, e quindi magari io... mio padre ci si alzava prima, io magari rimanevo a dormire un pelino di più e quindi non lo vedevo radersi. Ma mio padre, ragazzi, era in aeronautica e quindi lui si faceva la barba ogni giorno. Allora, ogni mattina, ancora oggi, vabbè, ragazzi, lo sapete, se siete nel gruppo Telegram sapete che stiamo passando un momento un po' buio e per questo io ho deciso di fare questo video dedicato a mio padre, perché magari così quando lui riuscirà a vedere di nuovo un altro dei miei video, potrà vedere questo che è dedicato un po' a lui e insomma alla mia infanzia, dai. E quindi dicevo, lui si radeva ogni giorno e ragazzi, da quando io mi ricordi, a casa mia c'è sempre stato un solo prodotto, questo, la ProRaso verde, questo, il boccione di ProRaso verde, e mi ricordo la prep. Ma adesso io non ricordo se lui lo usasse come pre-barba, come dopo barba, perché mi ricordo di sicuro questo, ragazzi, immancabile. Nel mio bagno c'era sempre questo vasetto di ProRaso verde sempre aperto, anzi ci mettiamo un goccino di acqua, senza, intanto la facciamo sciogliere, quindi per coloro che stanno iniziando e probabilmente inizierete con ProRaso, a pioggia un po' di acqua calda e andate a sciogliere il sapone. Oggi utilizziamo solamente una camera, ragazzi, perché è una specie di vlog, quindi utilizziamo solamente una camera e quindi un po' di acquetta qui dentro per sciogliere un po' il sapone. E quindi vi dicevo, sì, a casa mia questo, e poi io ero piccolino, ricordo assolutamente il pennello di ProRaso, l'Omega di ProRaso, che adesso possiamo anche cominciare a togliere dall'acquetta, è nell'acqua già da ieri, giustamente per farlo diventare un po' più morbido, e poi le gilette in plastica bilama o trilama, insomma le gilette blu, mi sembra che fossero le gilette 2, no, era un bilama, il bilama in plastica, e noi avevamo i cassetti e l'armadietto del bagno pieno di questi bilama. Poi però vabbè, mio padre è tornato ad utilizzare il rasoio tradizionale quando io gli regalai un Edwin Jagger di 89, e quindi oggi andiamo ad utilizzare l'Edwin Jagger di 89. Le lamette, devo essere sincero, io non so attualmente quali lamette lui stesse usando, ma se non sbaglio stava utilizzando quelle lì di Amazon, le lamette della Sodimo, quelle che venivano date insieme al rasoio. Quindi ma noi oggi utilizziamo una di queste perché, come vi dicevo, non so quale stesse utilizzando, però ragazzi, dai, sì, andiamo a montare la lamettina di un Jagger di 89, quindi una rasatura, se vogliamo, economica, quella di oggi, sicuramente economica, una rasatura semplice, una rasatura veloce, tranquilla, una rasatura quindi quotidiana, ci andiamo a montare la lametta, senza tanti fronzoli, non c'è bisogno di che fosse, magari non c'è bisogno che fosse così tanto profonda, perché tanto, come vi dicevo, mi pare si radeva ogni giorno, e quindi il rasoio è sempre pronto. E con un classico italiano che è la ProRaso verde. Ora, che dite, facciamo un risciacquino veloce al viso, lo idratiamo nuovamente e poi passiamo alla prima insaponata. Risciacquato il viso. E dai, sì, una rasatura che mi porta indietro veramente di tanti anni questa. Ed io ogni volta che sento i profumi della ProRaso verde ricordo questi momenti spesi in bagno, no? Con mio padre, con questo rasoio che si radeva, e c'era questo profumo forte di mentolo della ProRaso verde,
beh, io lo vedevo armeggiare, no, con questo pennello e gli dicevo: papà, ma perché ti fai la barba in questo modo? Quando, capirai, noi utilizzavamo le gilette, quelle istantanee, magari i gel, no? Nuovi, la mette magari trilama però di queste nuove, e quindi era curioso, no? Perché lui mi diceva: questo, dice, è il miglior modo per farsi la barba. La mattina mi diceva: ti alzi, prendi il tuo sapone, ci metti l'acqua, prendi il pennello, e come ti radi in questo modo, non ti radi di certo con le bombolette, mi diceva. Quanto era vero, ragazzi. Quanto è vero. Eppure ci provai, mi sembra che ci provai qualche volta ad utilizzare il pennello, però ci mettevo sempre la schiuma o comunque il gel, quindi era sempre una schifezza della schifezza. Vabbè. Curioso, ragazzi, quanto passa il tempo. Magari stavolta scrivetemi nei commenti se anche voi. Cioè, guardate, ragazzi, ci potremmo fare una rubrica su questa cosa. Come si radevano i nostri genitori e provare a replicare le loro rasature, così un po' come sto facendo oggi io. Sarebbe davvero carino, secondo me, fare qualcosa del genere. Quindi, eventualmente, dai, fatemi sapere come si radeva vostro padre, vostro nonno. Carino, no? Peccato non avere una di queste gilette bilama, non vi nascondo, ragazzi, che avrei voluto utilizzarla, eh. E quindi io passavo dal bagno e vedevo lui con questo pennello che faceva così. Lo vedevo armeggiare in questo modo. In questo pennellaccio enorme di proraso, che poi puntualmente doveva rimanere sul davanzale della finestra ad asciugare. Mi ricordo che lui poi teneva sto coso sul davanzale della finestra, e mia madre: quando lo togli? Ecco, intanto come sempre è partito il ciuffo di sapone. Quando lo togli sto coso? Sempre sulla finestra, sempre in mezzo ai piedi. Sto pennello. I profumi sono quelli, sono rimasti gli stessi. Sono passati 20 anni, ma il profumo è sempre quello. Diciamo, la rasatura è efficace, una rasatura economica, perché un vasettino di proraso, lo sappiamo, costa 2,50 euro. Le lamette che stiamo utilizzando oggi, ragazzi, sono lamette che si comprano a pacchi su Amazon per pochissimi soldi, insomma, queste della Solimo. Io, come vi dicevo in altri video, ho letto in giro essere della Persona, e quindi secondo me non sono nemmeno male. Comunque, installate, diciamo, montate su un Edwin Jagger di 89, che è un rasoio comunque super gentile che si può usare per la rasatura quotidiana, vanno benissimo. Mi sembrava di aver visto un pelazzo di pennello, forse staccatosi, ma non sono sicuro. Vabbè. Ok, io direi che ci aggiungiamo giusto un altro goccino di acqua, ma la ProRaso è bella performante proprio perché è molto veloce come montaggio, anche se ci mettiamo più o meno acqua, ma chiaramente più ce ne mettete, più vi protegge. Ok, ci siamo. E questa quindi è la rasatura quotidiana che io ho sempre visto fare a casa mia. E oggi la voglio dedicare un po' a mio padre, che diciamo che sta passando un momento non proprio semplice. Chi mi conosce, chi è nel gruppo Telegram, se siete nei social, magari avete anche saputo qualcosa in più. Speriamo, come sempre, ragazzi, questi sono momenti che si spera sempre che passino. Ed un Jagger di 89 con le lamette di Amazon, una barba che ha sicuramente più di 4 giorni. Vedete? Portata via tranquillamente con queste lamette, con questo rasoio. Un angolo di circa 30 gradi, poi chiaramente, ragazzi, è chiaro, non è che possiamo stare lì a controllare i gradi più o meno, ma come vedete, l'Edwin Jagger di 89 è molto semplice nell'utilizzo. Perdona tranquillamente anche qualche errore. Una rasatura quindi veloce che a livello quotidiano
si può tranquillamente fare. Vedete? Portato via tutto, semplicemente. La provola verde è una garanzia. Mi ricordo che sul canale, tra gli iscritti, c'è un iscritto che mi diceva che utilizza il pronaso verde da tipo 30 anni. E che è la sua crema preferita. Io la preferisco più l'estate, vi dico la verità, eh. Adoro le Dream Jacket D89, un rasoio semplicissimo, costa poco, è efficace, che lavora molto bene anche con delle lamette, se ci montate delle lamette performanti lavora anche molto bene. Spesso può anche evitare, ne parlavamo sul gruppo Telegram, può anche evitare di cambiare subito il rasoio, perché se ci montiamo delle lamette molto performanti anche le Dream Jacket D89 sa essere un po' più profondo. La prima passata già vuol dire che l'abbiamo terminato, quindi potremmo passare al risciacquo. E dalla seconda insaponata. Secondo passaggio di pennello, che è seconda stesura, e ci facciamo un traverso, insomma un contropelo, qualcosa per andare a terminare la nostra rasatura. Come dicevo, una rasatura veloce, perché se non una rasatura quotidiana, quella che volevo andare a simulare oggi, anche se la barba era un po' più lunga. Sono insaponata molto più ricca di acqua. Qualcuno mi diceva che il pennello della Pro Raso, molto rigido, un po' antipatico da usare. Aiuto, c'è un trasco nel naso. Come potete vedere, se lo tenete al bagno o comunque se lo lavorate, così come abbiamo fatto vedere in altri video, quindi se lo rodate per bene, se lo trattate per bene, nel caso vi lascio come sempre in scheda il video dedicato, e poi prima di utilizzarlo lo lasciate a mollo dalla sera prima, così come ho fatto io oggi, potete vedere quanto invece lavori bene e quanto possa diventare morbido, più malleabile, quindi vado ad irritare molto meno la pelle, perché poi il problema del pennello duro potrebbe essere quello che in una pelle delicata la vado ad irritare, perché vado a graffiare, no? Eventualmente correggetemi ragazzi se sto dicendo errori, ma sto dicendo castronerie, ma almeno nella mia piccola esperienza di qualche anno è così. Il pennello più morbido mi irrita molto meno. E il l'omeghino qui della Pro Raso non è che si comporti poi così male, eh? Se è trattato per bene, se è lasciato a bagno dalla sera prima, le setole diventano belle morbide, belle malleabili, montano bene il sapone, è abbastanza delicato sul viso, secondo me lavora bene, non per niente è quello più usato anche dai barbieri. Allora, continuiamo. Questo bel traverso, ci va benissimo ragazzi con questa lametta, eh?
zitto ragazzi, la statura finita. Quindi binomio Rorato e due giacche di 89, anzi direi anche metterci in mezzo il pennellino, no, della Prorato. In fin dei conti si è comportato bene anche lui, avete visto, pochi passaggi, veloci, una rasatura semplice che non irrita la pelle ed anche, perché no, economica, risciacquo. Ed eccoci qua. Ah, perfetto ragazzi, pelle liscia, non irritata. Quindi un'altra cosa che io ricordo come profumazione era il forte odore di canfora della Prep, nella vecchia, il vecchio vasetto, quello tutto blu se non sbaglio, piccolino, di vetro, probabilmente anche di vetro, e ricordo che in bagno quindi non mancava mai questo vasetto di Prep che si utilizzava come dopo barba, magari forse perché sai, rendendosi ogni giorno, era buono avere la Prep per andare a calmare eventuali rossori o comunque taglietti. Allume di Rocca no, non ricordo di aver mai visto una pietrina di allume nel bagno, quello no, non ricordo di averlo mai visto, mentre mi ricordo tanti odori di dopo barba diversi. Tra i più classici, vabbè, come dicevo, anche il Raso Verde in bottiglione, a denim e ad un sacco di altri dopo barba che magari erano quelli che si regalavano a Natale, ai compleanni, ci avete presente la festa del papà, no? Si regalava quasi sempre un dopo barba e quindi in bagno c'erano tutti questi dopo barba che ciclicamente venivano utilizzati poi per andare a profumare la pelle. Mio padre poi è stato uno che il dopo barba ci si tuffava, ci si faceva il bagno nel dopo barba, rimaneva all'interno dell'area, diciamo dell'ambiente del bagno per almeno un'ora questo dopo barba. Tu entravi solo per lavarti i denti, uscivi che puzzavi di dopo barba, quindi penso che se lo ficcasse a litri. Ok, anche la Prep abbiamo stesa, ragazzi, la Prep è ideale, comunque come ideale, insomma, è tra le creme più buone che si possono utilizzare come dopo barba. Si asciuga presto, però come dicevamo lascia questo odore molto forte di canfora, no? Non a tutti piace, e quindi ci andiamo a spruzzare un po' di lozione Raso Verde, anche per avere un profumo più buono, no? Allora, io utilizzo, così come faceva mio padre, il boccione e quindi via. Le spruzzate, giusto per il profumo. E in realtà mi ricordo che se ne spruzzavo un po' sulla nuca, i capelli, quindi per mantenere il più lungo possibile anche il profumo addosso di questo Proraso. Mi ricordo queste enormi spruzzate di Proraso dappertutto, sulla camicia, sulla maglietta, in faccia. Ragazzi, video diverso dal solito, sicuramente quello di oggi. Fatemi sapere come si radevano i vostri genitori o i vostri nonni, quindi che ricordi avete, e perché no, facciamoci una serie, dai, parliamo delle rasature che ci ricordano un po' l'infanzia, eh? Un like se questo video dovesse esservi piaciuto e se i contenuti del mio canale dovessero piacervi, non dico solo questi ma anche gli altri, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la notifica della campanella per non perdere l'uscita dei prossimi contenuti. Noi ci becchiamo qui nei commenti, ci becchiamo sulle pagine social, quindi Facebook, Instagram, eccetera eccetera, ci becchiamo eventualmente anche sul gruppo Telegram per avere un contatto più diretto. Ciao a tutti ragazzi, mi ha fatto davvero piacere aver condiviso questa sbarbata ma anche esperienza vlog di infanzia con voi oggi, perché è un video per me veramente molto importante, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti dal vostro Bruno.